Alle 18.07 l'incantesimo si rompe. Un urlo liberatorio saluta la prima vittoria in Serie A1 di Itas Trentino Volley. Sul parquet amico della T-Arena, 3-2 su Cuneo al termine di una partita equilibratissima, con le due squadre appaiate dall'inizio alla fine. I parziali di 5-7 ne sono cartina al tornasole: 25-22, 23-25, 28-26, 25-23, fino al decisivo 15-13 della frazione finale. A far pendere al tie-break la bilancia verso le ragazze trentine, un errore in battuta delle piemontesi, cui comunque è andato l'onore delle armi, riconosciuto dalla capitana Rossella Olivotto. Cuneo ci ha messo parecchio in difficoltà, è stata brava a rimanere attaccata al secondo set, che eravamo avanti di tanto, però noi non ci siamo scoraggiate e poi siamo scese in campo decise, perché volevamo assolutamente questi punti. Adesso, rotto un'astinenza durata 6 turni, il coach Marco Sinibaldi guarda con ottimismo i prossimi impegni. Adesso per noi inizierà un trend di partite dove possiamo incominciare a dire la nostra. Adesso ci aspetterà un'altra gara un pochino complicata a Chieri, però ecco, con una vittoria sarà più piacevole passare la settimana in palestra.